due cose che vengono percepite come vecchie, e come vecchio il PD. Cioè, a parte il fatto che io il PD farei, come dice Orfini, lo scioglierei, però questa è una mia idea. Capisco loro pensano che è meglio mantenersi quel finto potere che hanno, quelle quattro cose, tra un po' perderanno anche le regioni andando avanti di questo passo. Gisleri, ma è ancora un brand il PD o no? Cioè va protetto, tenuto stretto come il Gentiloni o invece va eliminato e si deve immaginare una roba nuova? Allora, non va fatto un make-up perché il make-up va via con una salviettina d'acqua o con della semplice acqua, quindi ci vuole qualcosa di più importante, cioè tipo mancano i contenuti. L'interrogatorio non è sull'autofustigazione. È necessario, come forse diceva Maria Teresa Meli, cercare anche di allargare la rete, di capire anche che cosa vuole il territorio. Scusa, io Alessandra, ma che ruolo ha oggi Renzi? Perché è strana questa cosa, non fa più il segretario, però ogni volta che parla lui si smuove. Ma il problema, il problema è che comunque all'interno delle graduatorie è sempre quello, per quanto valga il 17%, è sempre quello più stimato. Il 17% cioè, ha votato lui, se non ci fosse lui non lo voterebbe neanche il 17%. Il fatto è che le eliti interne non aiutano perché, come si diceva prima, sembra quasi che siano dirette solo alla tutela della propria poltrona. Allora, e questo non è oscio. A guardare la gente. Ma il problema è che sia Salvini che Di Maio si sono messi dall'altra parte, cioè si sono messi tra la gente, ma non è solo un fatto fisico di fotografia in mezzo. Hanno preso le parti, pensate solamente agli imprenditori che hanno Bramini, il caso dell'imprenditore che ha rischiato di perdere la casa, e loro hanno scelto, sono gli unici due leader politici che sono andati a casa mentre lo Stato facevamo il collegamento in diretta, ce lo ricordiamo bene. E quindi è quella la posizione, loro hanno detto lo Stato è di lì e noi siamo con voi. E invece PD e Forza Italia hanno delle difficoltà perché sono ancorate a un sistema molto più vecchio. Allora, questa è la versione di Osho sullo scioglimento del PD, voglio farvela vedere perché ha sempre una sua... Così tocca sciogliere il partito e rifondarlo, dice Orfini, e Renzi risponde, oppure lo ristrutturiamo e ci famo un bed and breakfast. Un'idea come un'altra. Vittorio, che dici? Sei anche tu convinto che è meglio scioglierlo sto PD? Ma si scioglierà da solo senza forzature, perché andando avanti di questo passo, essendo il PD un partito di retroguardia che cavalca dei luoghi comuni, delle banalità, non è mai riuscito a rinnovarsi, spesso ha degli atteggiamenti che assomigliano assai a quelli del passato. Loro ogni tanto cosa fanno? Restaurano la bottega, ma resta sempre una bottega oscura, quindi da lì non si muoveranno, e il 17% è ancora una cifra interessante. Sarebbe interessante se fosse in aumento, invece è in calo.